Benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Telecattolica. Apriamo con la diocesi, ricordando che sarà inaugurata domani 13 aprile la prima tappa del sinodo dei giovani della diocesi Lucera-Troia, dallo stesso tema di quello della Chiesa Universale. I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. La produzione è fissata per le ore 18:30 presso il Teatro Garibaldi di Lucera. Prevede un tavolo di ascolto presieduto dai referenti delle parrocchie, dalle associazioni laicali ed ecclesiali, dai sindaci della diocesi e dai dirigenti scolastici delle scuole superiori. Attorno a due illustri relatori, il dottor Giovanni Melillo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e don Tonino Palmese, vicario episcopale per il settore carità e giustizia dell'Arcidiocesi di Napoli. Il tutto alla presenza dell'ordinario diocesano Monsignor Giuseppe Giuliano, al quale Papa Francesco ha affidato questa comunità con un'attenzione particolare sul mondo dei giovani. È in pieno svolgimento a Lucera il convegno di studio Il Santo e la sua città, impronta francescana nella capitanata del Settecento. Ieri la prima sessione, vediamo le immagini. Ha avuto inizio con la prima sessione il convegno di studio dedicato a San Francesco Antonio Fasani e al Beato Antonio Lucci, con alcuni riferimenti anche ad Alfonso Maria de Liguori, dal titolo Il Santo e la sua città, impronta francescana nella capitanata del Settecento. La due giorni di convegno si tiene presso la Biblioteca Comunale di Lucera, ex convento del Santissimo Salvatore, ed è promossa dal Comitato Feste San Francesco Antonio Fasani insieme alla comunità francescana della Basilica Santuario di Lucera. La prima giornata ha visto i saluti di benvenuto del sindaco di Lucera Antonio Tutolo, del vice sindaco di Bovino, del ministro provinciale dei frati minori conventuali di Puglia, padre Vincenzo Giannelli, e di padre Eugenio Galignano, rettore della Basilica Santuario di San Francesco in Lucera. Con l'ausilio di illustri relatori è stato possibile avere un quadro del contesto storico, religioso, culturale in cui sono vissuti il padre maestro e il beato Antonio Lucci, che hanno avuto il loro primo incontro nel 1696 a Isernia e poi hanno svolto insieme gli studi ad Assisi. Essi hanno evangelizzato il popolo e prestato il loro servizio unendo la preparazione grazie agli studi teologici all'aiuto concreto verso i poveri. Altrettanto importante la figura di Alfonso Maria de Liguori, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore. L'umiltà, il carisma e le istituzionalizzazioni nate dalla fede di questi religiosi hanno lasciato un'impronta forte nella storia del territorio e in tutta la Chiesa. Convocato a Palazzo Dogana in seduta straordinaria urgente il Consiglio Provinciale per le ore 16 di domani 13 aprile in seduta di prima convocazione, tra gli argomenti all'ordine del giorno la presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, in relazione agli esiti del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 della provincia di Foggia, adozione misure correttive. Poi declassificazione tratto della SP 125 Pontecelone Ponte Lucifero da provinciale a comunale e approvazione dell'erogazione di 240.000 euro al comune di San Severo per il ruolo di capofila dei comuni di Lucera, San Severo, Apricena e San Marco in Lamis per lavori di manutenzione, messa in sicurezza e cartellonistica della via Francigena del Sud che li attraversa, nonché ulteriori 30.000 euro per il ripristino della segnaletica nel tratto Faeto, Celle San Vito, Troia e Lucera. Buone notizie per i cittadini di Orsara di Puglia, diminuisce la TASI, i dettagli nel servizio. Il Consiglio Comunale di Orsara di Puglia ha approvato la diminuzione del 30% della TASI. È il primo passo verso l'eliminazione della tassa sui servizi indivisibili, ha dichiarato il sindaco Tommaso Lecce. Il Consiglio Comunale, che ha approvato le nuove tariffe dell'imposta unica comunale, ha confermato la stessa aliquota del 2017 per l'IMU, l'imposta municipale propria. Un lieve aumento invece è previsto per la TARI, che tiene conto dell'introduzione della raccolta differenziata porta a porta, servizio che sarà attivo a partire dal primo giorno di luglio 2018. L'aumento, a seconda delle tipologie di utenze, va dal 4 al 7%. Per le abitazioni l'aumento previsto è pari a 14 centesimi per metro quadrato. La TARI tuttavia tornerà a diminuire nel 2019. Oltre a cancellare l'aumento, applicheremo un decremento della tassa pari almeno al 15%, ha annunciato Rocco Detta, vice sindaco con delega al bilancio del
del comune di Orsara. La tassa relativa ai rifiuti inoltre andrà progressivamente diminuendo grazie all'introduzione della compostiera collettiva e alle detrazioni relative alla riduzione dell'ecotassa. Musica, l'appuntamento di aprile della sesta stagione concertistica dell'Associazione Risonanze ha visto protagonista il tango al Circolo Unione di Lucera. Vediamo il servizio. Per un nuovo appuntamento della sesta stagione concertistica dell'Associazione Risonanze, presieduta da Antonietta Gramegna, al Circolo Unione di Lucera è stato protagonista il tango. Con il concerto Project Tango e la musica di Giovanni Battista Iacovone al sax, Pasquale Gadaleta al contrabbasso, Luca Lorusso alle percussioni e Alessandro Amato al pianoforte, Project Tango ha offerto all'attento pubblico di Lucera le peculiarità stilistiche del tango, insieme a repertori più evoluti, fino alle opere dedotte dal mondo delle colonne sonore. Leitmotiv è stata l'eredità lasciata da Astor Piazzolla. Sonorità e melodie dal grande fascino hanno conquistato il numeroso pubblico presente. All'interno dell'appuntamento musicale, inoltre, come dall'inizio della stagione, con la collaborazione del Corso Moda dell'Istituto Professionale Industriale e Artigianato di Lucera, è stato presentato l'abito realizzato dalle allieve, ispirato al tema della serata. Per l'occasione è stata ospite dell'evento anche la 26enne lucerina Alessandra Carella, ex allieva dell'Istituto Moda che, nonostante la sua giovane età, vanta un ricco curriculum nel mondo dell'alta sartoria per teatri, cinema e fiction. Oggi collabora con la Walt Disney a Roma, mentre fino a 2 settimane fa ha fatto parte del team dei sarti per la realizzazione dei costumi per la nuova fiction Il nome della rosa, che andrà in onda sulla Rai prossimamente. Musica, moda e racconti dunque per una serata che ha proiettato nel suggestivo mondo del tango. Aperto il bando per iscriversi alla 8ª edizione del Foggia Film Festival. Sentiamo. È stato pubblicato sul sito Foggia Film Festival al link iscrizioni il bando di concorso per partecipare all'8ª edizione del Foggia Film Festival, selezione nazionale aperta a lungometraggi, documentari e cortometraggi. Il festival promuove il linguaggio audiovisivo del cinema italiano, favorisce la conoscenza di nuovi autori e la circolazione del documentario italiano, sostiene la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti. Sullo stesso sito è disponibile il bando Student Film Fest, concorso dedicato agli studenti di età compresa tra i 16 e i 26 anni, purché iscritti all'università pubblica e privata riconosciuta, Accademia delle Belle Arti e scuole secondarie di secondo grado e paritarie. È previsto il conferimento di 2 premi, University Award e High School Award. Lo Student Film Fest è un luogo di incontro e di confronto che si propone di dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dalle giovani generazioni. Il festival si terrà a Foggia dal 18 al 24 novembre 2018 presso l'Auditorium Santa Chiara e in altri luoghi della città di Foggia. La kermesse è promossa e coorganizzata dal Centro di Ricerca Teatrale di Cinematografia La Bottega dell'Attore e assessorato alla Cultura e Spettacolo Città di Foggia. Le richieste di iscrizione al concorso dovranno spedirsi entro il 14 luglio. Nell'ambito della manifestazione torna anche il Wine and Food Movies, il cinema che narra il mondo del vino e del cibo. Chiudiamo con lo sport e con un comunicato dell'US Basket Lucera. La tradizione cestistica lucerina è chiaramente al maschile, ma nella storia della disciplina in città non sono mai mancate delle piccole o grandi parentesi al femminile, alcune più consolidate, altre piuttosto fugaci. Nuovi germogli stanno crescendo grazie alla US Basket Lucera, che sta accompagnando 3 giovanissime e innamorate della palla spicchi, tanto che si allenano con i maschi ma ambiscono ad avere una squadra tutta loro. Per ora resta un sogno, ma se trasportato questo desiderio a livello provinciale, ecco che la situazione potrebbe anche cambiare radicalmente per Maria Arnese, 12 anni, e le 11enni Sara Inglese e Benedetta Nasto. Per le 3 ragazze le prove generali ci sono state a Foggia il mese scorso in occasione del Pink Day, una riunione di tutte le cestiste della provincia che giocano in ben 12 società sportive. Da Foggia a Lucera, passando per Ascoli Satriano, Apricena, Torre Maggiore e San Severo e finendo a Manfredonia, Cagnano Varano, Monte Sant'Angelo e Cerignola. Con questa notizia di basket chiudiamo qui l'appuntamento con il telegiornale. Grazie per averci seguito, arrivederci, intanto vi lasciamo al meteo.